Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Fitch, agenzia di rating, annuncia ieri sera il declassamento del merito di credito dell'Italia per i titoli a lungo termine. E voi direte, ma che cosa vuol dire? Che cos'è un'agenzia di rating? Che declassa che cosa? Allora, le agenzie di rating valutano la solidità dei vari paesi, ne danno una classificazione secondo delle lettere. E questo che cosa serve? Questo serve agli investitori di tutto il mondo. Quando vogliono comprare dei titoli di Stato di un paese, vanno a vedere che cosa dice Fitch, Standard & Poor's, differenti agenzie di rating. Vanno a vedere che cosa dicono, come classificano il paese X e vanno a vedere, insomma, vogliono, un australiano vuole comprare i titoli di Stato italiani. Cosa sono i titoli di Stato? Spero che lo sappiate, no? Titoli di Stato sono dei titoli del debito che fa lo Stato, no? L'Italia chiede, mi dai 10.000, io ti do il capitale più gli interessi, quindi fate un prestito, un debito. Cioè lo Stato ha un debito con voi, quello è un titolo di Stato. Quando mettiamo un australiano vuole comprare un titolo di Stato italiano, va a vedere cosa dice Fitch, Standard & Poor's, e dice, Fitch dice che l'Italia ha un rating alto, ottimo, i suoi titoli di Stato sono sicuri, difficilissimo che possa fallire come Stato, quindi è un affare, è un investimento molto sicuro. Non esistono investimenti sicuri, attenzione, non esistono al mondo investimenti sicuri. L'investimento è sempre un rischio, minimo, alto è un rischio. Quindi queste agenzie di rating danno una classifica, un punteggio ai paesi, così l'investitore dice, sì, in Italia va bene, cioè, va bene come paese, posso investire in titoli di Stato, è un rischio poco. Però se queste agenzie abbassano il rating, l'investitore preferisce andare a comprare titoli di Stato da un'altra parte. E allora che cosa succede? Che l'Italia, che ha bisogno di questi soldi dal mercato, dice non riesco a vendere i miei bot o i CCT o quello che sia, non riesco a venderli. Ci sono pochi compratori perché queste agenzie dicono che il mio rating, la mia classifica fa schifo, fa un po' schifo. Se non riesco a venderli, che cosa devo fare per invogliare a comprare gli investitori internazionali? Devo alzare l'interesse, ma non lo fa l'Italia automaticamente, non c'è una persona che dice adesso proviamo col 5%, no, è la legge dell'offerta e della domanda. Si offre un certo numero di titoli di Stato, c'è un certo numero di compratori, si forma il prezzo, l'interesse. Quindi meno compratori, più l'interesse è alto, più lo Stato per invogliare deve avere un interesse alto. Ed è proprio qui il problema, perché Fitch, questa agenzia di rating, ha abbassato il nostro valore, il nostro livello. Quindi siamo passati a BBB-. Siamo comunque a un passo, cioè il prossimo gradino è definito il spazzatura. Viene definito, i nostri titoli di Stato vengono definiti spazzatura. Non ci siamo ancora, ma siamo a un passo, ancora un passo, e siamo nella definizione praticamente spazzatura. L'Italia aveva già prospettive negative, negative outlook, ecco, in inglese. Per Fitch il declassamento viene motivato con l'aumento del debito e del deficit per la crisi sanitaria. Il nostro debito pubblico è aumentato, si parla in questo momento al 160%, ma naturalmente può peggiorare. 160%, perché l'Italia, come tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, di quelli che utilizzano l'euro dell'Eurozona, non possono stampare moneta perché il trattato internazionale con cui gli stati adottano l'euro vieta di poter
stampare moneta agli stati. Vieta la possibilità di far stampare moneta agli stati. Quindi o i soldi ce l'hai da parte o devi fare un debito. L'Italia i soldi da parte non ce li ha. Vive a debito, fa debiti sui debiti per pagare i debiti pregressi e quindi ha dovuto e deve chiedere dei prestiti. E così il nostro debito sale e queste agenzie vedono un peggioramento del debito pubblico e quindi avvicinano il nostro debito a quel a livello spazzatura. E quindi i titoli di Stato vengono poi considerati spazzatura, cioè da non comprare, quello Stato è a rischio fallimento, è meglio non comprarlo. L'agenzia prevede, Fitch, un calo del PIL dell'8% quest'anno, con rischi di ulteriore peggioramento, con rischi di ulteriore peggioramento, è quello che dicevo io in altri video, un 8% è già abbastanza ottimistico, con rischi di peggioramento. Un debito vedono al 156%, potrebbe essere molto ma molto di più. La decisione di Fitch è stata anticipata rispetto alla scadenza di luglio, ma l'agenzia di rating sottolinea anche i punti di forza dell'economia. Tra questi il basso livello di debito privato, cioè i cittadini hanno poco debito rispetto ai debiti che hanno i cittadini nel resto del mondo, ad esempio negli Stati Uniti è tutto a debito, ma anche in altri paesi, Tutto, comprano tutto a debito, vacanze, cellulari, tutto. L'Italia c'è un basso livello di indebitamento dei cittadini. Sta aumentando e ci stiamo avvicinando piano piano ai livelli di altri paesi, però ancora in questa classifica siamo messi bene, almeno in qualcosa siamo messi bene. Quindi la posizione finanziaria netta con l'estero è vicina all'equilibrio. Proprio grazie ai depositi bancari degli italiani e al poco debito. Diciamo che l'italiano è proprietario per la stragrande maggioranza dei casi della casa, ha la casa di proprietà, no, ha pochi debiti e grossi capitali in banca. Quindi da una parte c'è il debito pubblico, ma dall'altra parte c'è il risparmio dei cittadini. Capite anche la pericolosità. Lo Stato ha debiti forti e i cittadini hanno grandi risorse economiche, un po' come in una famiglia, no? Il padre e la madre hanno grossi debiti, il figlio che lavora e vive in casa è un alto dirigente. Capite il rischio che il figlio debba intervenire per salvare i genitori? E qui il rischio è che per salvare dal fallimento l'Italia debbano intervenire i cittadini con i loro risparmi. Avete visto quanto è pericolosa questa situazione? L'agenzia dice, due cose più o meno tendono ad equilibrarsi per adesso, ma i dati sono in peggioramento per lo Stato e anche per i cittadini, perché con la disoccupazione che arriva galoppante si andranno a perdere migliaia di posti di lavoro. Intanto l'agenzia di rating Fitch sottolinea che però che dal 2015 il paese ha sprecato molti dei risparmi consentiti da interessi più bassi sul debito pubblico. Il declassamento viene accolto con stupore e irritazione sia dal ministro dell'Economia sia dalla Banca d'Italia. Beh, certo, non fa piacere sentirsi dire queste cose. E così Gualtieri dice che la scelta non tiene conto delle rilevanti decisioni assunte dall'Unione Europea. Poche ore prima aveva parlato di una manovra espansiva imponente di un'entità mai raggiunta dal dopoguerra per contrastare gli effetti economici della malattia, anche se il debito pubblico arriverà al 155%, un dato certifica l'Istat, registrato solo subito dopo la Grande Guerra. La Grande Guerra. Prima guerra mondiale. Il bonus per gli autonomi salirà da 600 a 800 euro, ma poterlo chiedere sarà solo chi nel 2019 ha dichiarato un reddito inferiore ai 35.000 euro lordi annui. Infatti ci si è accorti che finora è stato incassato anche da chi aveva redditi molto elevati. Il bonus babysitter potrebbe essere usato anche per i centri estivi, se ci saranno, mentre l'assegno familiare
resta un'incognita, ma il vero nodo resta il lavoro. Il Movimento 5 Stelle preme per il reddito di emergenza 500 euro al mese. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.